Sì? Ciao Joseph. Sto succedendo Sei qua, Joseph? scusate. Possiamo fare due chiacchiere, Joseph, un attimo. Ma Ciao che cosa Joseph! succede? È un Ma problema. quanti siete? Che cazzo succede qui? Ma nulla, Ma che dobbiamo sta fare solo due succedendo? chiacchiere, Joseph, puoi venire o no? Ma sì, assolutamente, posso Ma vieni venire. con noi, Sì, due chiacchiere, riposo un dopodiché. attimo delle cose, Temo che signore posso delle cose, Joseph. scusate. Sì. Ascoltami, non sappiamo se ci sono sceriffi qui, quindi facci piano. Sì. Mi raccomando. Devo parlare con Eccoci Joseph, qua, ok, Codino, per condizionato. favore, ti Quindi puoi Joseph allontanare. corrisponde a me. Che cosa è successo? Codino, ti puoi levare Vabbè, dal cazzo. Devo parlare con Joseph, non ci interessi, capisci? se no che succede, scusa? Devi alzare i tacchi e Cosa devi ti levare dal dicono? cazzo. È molto Vabbè, semplice. credi di farmi paura, eh? No, te lo sto chiedendo Meglio. Doni, gentilmente, doni, puoi levarti il cazzo. Doni. No, No, è una discussione fra non amici. No, No. siccome siete un po' Zitto, chi troppi, dai? no. Dobbiamo solo parlare, Joseph, nessun problema, gentilmente. Chi non è grato, Lui tu sei dovete solo lontano. parlare, e allora io sto qui ad Codino, ti puoi ascoltarlo, levare dal ok? cazzo o no? No. Ti Signori. leviamo dal cazzo, Codino di merda. Sebastian, vieni via. Ti leviamo dal cazzo, Codino di merda. Ehi. Ci vediamo dopo, Alza i dai. tacchi, testa di cazzo. Ciao. Allora, Joseph, c'è un problema, ok? Dimmi Ti tutto. hanno Ah, qual è il riferito delle problema? brutte notizie, ok? Delle cose un po' spiacevoli, ovvero che... Tipo? Non so, ti sei messo a importunare dei bambini, Joseph. Ma che cazzo ci combini? Ma sei Allora, impazzito? mi ascolti. Questa storia è stata ben chiarita pure col vice sceriffo. Possiamo andare a chiedere al vice sceriffo stesso. Oggi siamo andati col vice sceriffo, a tal proposito, a parlare con il giornalista, e il giornalista stesso domani si occuperà di smentire questa notizia, Ah, datogliela falsa. dici lo sceriffo, Beh, ragazzino, il qua c'è. giornalista che hai minacciato? Con Dici chi hai indagare parlato? il Con giornalista che hai Byron? minacciato, eh? Non stiamo Aspetta, capendo, aspetta. Chiamalli, Senti, io non ho mai Joseph, parlato ascoltami con bene, Byron. ok? Il beneficio del dubbio è sui tatuti, va bene. Magari ti stanno infamando, non lo so. Però Aspetta un attimo, Vinny, facciamo in modo che permetti. non Sto arrivino dormendo, mi altri stanno di questa infamando. voce, Se ok? volete possiamo andare subito a chiamare il vice sceriffo, Aspetta, così aspetta, diciamo tutta la Joseph. verità. Non serve nessuno sceriffo, ok? Stiamo parlando tra amici, no? Qual è il problema? Magari se posi l'arma, forse no. Non preoccuparti. Aspetta un Dimmi attimo, cosa devi signori. fare. Signori, signori, con calma. Qui Metti dietro là abbiamo la un testa di cazzo. ragazzino. Ehi, ragazzino. Metti via la pistola. Vieni qui. Il problema? Se la Metti tieni in via la mano tu pistola, dopo. testa di cazzo. Allora, Beh, mettila pure quella dietro. non la voglio vedere, però. Metti Ma è via la lui il pistola, testa tizio, no? di Se tu cazzo. tiri fuori il... Certo che No, 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 calmi, tiri fuori, calmi, mettete giù signori. le armi, Metti via la signori. Mettiamo pistola. giù le armi, mettiamo giù Sì, le armi. facciamo un Facciamolo bello vedere pistola. stallo. Mettete Si giù le parla, Perfetto, si bravo, Joseph, parla, non c'è pure. bisogno di tirar fuori le Porca. armi. Dobbiamo La solo cosa si parlare, Joseph, risolve. nulla di che, ok? Assolutamente, io ci tengo a precisare che è una storia ben che chiarita. Il ragazzino Però non spiegami un crede po' tu, questo. sai un po' tu la storia come, Il sta, ragazzino c'era ok? pure il vice sceriffo quando è stata chiarita. Madonna, mi sta tremando, anzi, aspetta. Mi ha solo estorto del denaro, l'ha Ragazzino, vieni fatto solo qui. per questo. Sì? Ma è una storia vecchia, pure chiarita. Puoi Dice che è una confermare che è storia stata vecchia. chiarita quando il vice Tecnicamente è una sceriffo? storia vecchia, ma la gente ancora ne parla in Come faccio a giro, dargli quindi vuol dire che il hai colpo in ancora testa di quello stampato. Ma ne pistola, parla in capito? giro perché purtroppo era stato stampato già il giornale, ma domani abbiamo già parlato con il Sì, ma hanno giornalista, domani parlato anche del verrà. fatto che hai fatto qualcosa a una donna con i capelli rossi. Non è vero, non è vero, non è Che ha fatto assolutamente lei? vero. Possiamo Scusa. parlare con Glielo la dà donna in diretto. questo C'ero anch'io. Glielo dà diretto, Sì, dico in io. realtà venendo a strammi In realtà uno. non è solo il giornale, cioè noi abbiamo recuperato varie fonti di vari cittadini, quindi, signor Joseph, lei ha un comportamento indecoroso nei confronti degli abitanti di questa città. Assolutamente. A La quanto sua pare, fama a Joseph, è una Bigville cosa non è delle che migliori. è una cosa che pensano in tanti, Joseph. Già Cioè. via, tu sei un tipo onesto, no? Non dici Sì. cazzate. Ah, è tutto falso questo che dicono. Sai cosa posso dire? Che sei un fottuto ladro, ecco cosa posso dire. Ecco, Adesso diglielo un po', pure. Chuck. Ah, anche un ladro, quindi ora. Beh. Ma ha problemi con tutti questo Joseph qui, se non sbaglio. Racconti giusta, Joseph. Sì, sappiamo che ha minacciato. Chi è che ha minacciato Logan, il ragazzo con cui hai parlato prima? Ti È mezzo che ha fatto la foto. ricordi? Beh, io non sono Logan, ma sono Sonny, ma. Scusa, Sonny, col buio faccio un po' È fatica. mezzo che ha fatto la foto. No, no, in Catalato, se lo realtà quello che ho sentivo. minacciato qua sono io che è venuto a dirmi ti faccio licenziare. Ha minacciato anche te, no? Da Sì. dove? Parla con. Che è venuto il codino qui con. Bisogna mettere delle cose Allora, in chiaro perché mi un po' accusate di di cose silenzio. non vere, Un po' di esatto. Anche a me Ti ho mi accusato di cose minacciato. non. Un Sì, po' di sì. silenzio, Ed eri stato tu con quel capelluto. ragazzino chiamato. Vieni avanti, Jimmy. Sì. Cosa? Vabbè, Io niente. conosco. Qua il signore mi ha minacciato per evitare che dicessi ancora che aveva molestato Jay. Ah, Sì. quindi mi ha minacciato anche a Jimmy. Bello. Allora, ascoltatemi parlare. Joseph, Io ma conosco bene ne questo combina un signore. sacco a quanto pare.
Ma mi accusano, nemici, mi accusano di nulla, perché sono in più, e in più ha minacciato anche quello dei Lost. Tutti dei matti, quindi. Ma come quello dei Lost? Non è vero, sono in buoni rapporti con quello dei Lost. Il ragazzo biondo non ha preso, detto. Io guardo, sono in buoni rapporti con quello dei Lost, con il tizio con la bandana pelato. Dai, racconta quello che ti ha fatto davanti. Signor Joseph, che facciamo? Andiamo nel bosco, dai. La lasciamo lì. Andiamo nel bosco, dai. Fatemi parlare. Non mi mettere il dito addosso. Un po' di silenzio, per favore. Mr. Vinny, io conosco bene questo signore. Non è quello che tutti pensano. Sì, a volte è un po' fuori luogo, ma... sto cercando di indirizzarlo verso la strada giusta. Ho capito, perché i ragazzini dicono aspetta, che l'importuna... Aspetta. Questi bastardi del ragazzino... Chi è Pippo Scala? Ha messo in giro false voci. No, non è una cazzata. Questa è una bugia, però. Io conosco bene questo ragazzo. Tu lavori con lui, l'hai detto prima. Se lo conosci così bene, allora sai anche della sua sanità mentale che viene a mancare. Conosco la sua sanità mentale e so che ha una testa un po' bacata e a volte è un po' fuori luogo, Cazzo, ma vorrei dargli un pugno in testa, ma non so, ho provato i tasti ma non va. Signor Vinny, le posso spiegare com'è nato questo accaduto? Beh, ma credo che siano tanti gli accaduti, da quel che sento. No, questo accaduto che mi accusano, che mi chiamano maniaco. Sentiamo. Stavo parlando con il ragazzino in questione, e il signor Jamal si è messo davanti di prepotenza mentre parlavo con il ragazzo. Io ho detto a Jamal: scusa, ti puoi spostare, perché non mi interessa parlare con te, mi interessa parlare con te. Mi sono messo in mezzo. Lui non ti sei messo. Mi fai parlare, per favore, Jamal. Jamal, abbassa un po' i toni. Perché ci tengo a chiarire questa cosa, perché non mi piace questa cosa che tu hai fatto creare nei miei confronti. Sei furbo, te lo riconosco, perché comunque sono levato un gran polverone, ma un polverone. Joseph. Mentre io parlavo con il signor, con il ragazzino qui, gli ho detto, il signor Jamal si è messo di fronte di prepotenza, gli ho detto: per favore, ti puoi spostare, perché non interessa, devi stare zitto. Jamal, fallo parlare, però fallo parlare un attimo, dai. Joseph, datti una calmata, ok? Sì, però mi fa innervosire, Jamal, perché raccontami, mi dà modo di parlare. Racconta tutto, Joseph, esatto. Che cosa ha fatto Jamal. Ah sì, Jamal mi ha pure accoltellato. Col fatto che stavo spiegando com'è nata questa accusa dei miei confronti. No, Joseph. Volete parlare oppure no? Solo voi, però. Se lo vuoi, dovete parlare, brutti imbecilli, oppure? Un attimo, si calma anche lei, Cosa bello? Cosa hai detto? E tu stai zitto. Calmi, bisogna parlare, se no non si chiarirà mai questa cosa. Stavo parlando, signor Vinny, col ragazzino. Secondo me non si chiarisce, però. Il signor Jamal si è messo davanti di prepotenza. Ho ostruendo il dialogo col ragazzino e gli ho detto: scusa, ti puoi spostare, perché non ho interesse a parlare con te, ho interesse a parlare con lui. Lui questo interesse nel parlare con lui l'ha ingigantito in un modo assurdo, facendo arrivare qui la situazione. No. Perdonatemi, signori. Io so anche di altre persone che hai molestato. Ma non è assolutamente vero. Quindi Marshall. È un bel vizietto. Ma quando è Marshall? Ve l'ho detto, sono il solo false testimonianze quelle. Sì, non lo faccio per te, mio amico. Ma allora sono tutti in compagnia. Quel ragazzino di merda ha messo in giro tantissime voci. E le accuse di minaccia? Scusa. Avanti, Marshall. Le minacce pure. Vabbè, ma secondo me ci realizziamo tutti insieme. Mi sembra una cazzata, no? Dai, vai. Marshall. Effettivamente, vai avanti. Joseph, senti. Chi è questo Joseph? Questo ragazzo qua è me. Marshall. Che è uno che molesta le E minaccia? Sì. Joseph, più che altro molesta i ragazzini. Cazzo. Non è full bracato, raga, letteralmente. Anche le donne. Che merda. Scusatemi un secondo, ho un problema all'orecchio di solito. È arrivato anche Logan. Abbiamo trovato Logan. Mette le mani sui ragazzini. Sì, lui. Logan, che ha da dire? Logan, chi era quello che stavamo dicendo le minacce? Chi? Marshall. Che cazzo? Non mi ricordo i nomi. Quello che abbiamo beccato prima davanti al Lost, davanti ai Lost, al bar dei Lost. Il biondo, era un biondo. Non era il biondo laggiù. Ma chi il biondo? Magari, ma chi ha minacciato di biondo? Come l'ha chiamato? Logan lo conosce. Che ti sei infilato dentro le orecchie? Joseph, ti piace mettere le mani da qualche parte strana nei ragazzini? Assolutamente no. Che dici, Joseph? Assolutamente no. Un polverone
alzato dal nulla. Joseph, qui non è la questione di una persona che ti incolpa. Voi siete tutti un gruppetto, voi? Tutti no, qui si sta rompendo anche quello. Sì. Ma qui ci sono tutti i bravi cittadini di Pickville, compare. Signor Joseph, con tutto il rispetto, ho paura penso che lei non è che abbia tanto da dire. L'unica cosa che potrebbe fare, magari, è andare lì all'ufficio dello sceriffo. O andare nel bosco. Ma autodenunciarsi. Andiamola nel bosco, dai. Sì, sì, nel bosco. No, 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 non posso qui, non avete capito che il vice sceriffo è dalla mia... Questo qui non è quello che minacciava pure Arce. Assolutamente sì, perché lui sa che io sono innocente. Il ragazzino aveva chiarito questa cosa con me davanti al vice sceriffo. Tu quindi ci chiariscono con vice sceriffo. Non credo. Il vice sceriffo. Lo sceriffo ci ha consigliato di picchiarti prima. No, no, è impossibile che il vice sceriffo abbia detto una cosa del genere. Ma ha detto questo, di picchiarlo. Sì, ha detto no, così. No, una bella lezione alla vecchia. Assolutamente vero. Siamo persone oneste tutti quanti, no? Qui. Sì, sì. Rispettiamo la legge. Rispettiamo la legge, ragazzi. Non dobbiamo mica farci arrestare, allora. Assolutamente. Mancherebbe. Vaffanculo, pezzo di merda. Oh, cazzo. Scappa, scappa. Prendetelo, prendetelo. Ma posso spararti? Io non mi voglio mettere bene, penso io. Fermati, forza. Fermo. Guardate questo figlio di puttana, dai. Sì, 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 eccolo qua. Scusi. Pezzo di merda. Dove cazzo andare? Dove scappi? Cazzo, lo stanno picchiando. Assumiti le tue responsabilità. Dai ragazzi. Fanculo, testa di cazzo. Te lo meriti. È così che si risolve. Che puttana che calmati, Jamal, basta, Jamal. La lezione l'ha presa, l'ha presa. Lo ammazzo. Cazzo, basta, Jamal. Va bene così. Solo stare. Vedete. Testa di cazzo. Affanculo. E tu evita di fare queste foto del cazzo, okay? Non è il momento, Jacob. Dai, straccia le foto. La butto via. Scusate. Cazzo, fai le foto, Jacob. Sì, no, 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 è che sì, sì, sì. Straccia quelle cazzo di foto. Se torna a creare problemi, ok. Come segui il consiglio? Avvisate, va bene. Penso l'abbia capito, va bene. Speriamo. Cazzo, io aspetto. Sono nel bosco. Gliela do lì. Però va bene. È una lezione, se la meritava. Bobby, andiamo, dai. Sì, si sveglierà domani mattina, non si ricorderà un cazzo. Sto cercando di vedere se respira. Ora ho capito cosa intendevi con saper usare le mani. Due cazzo di pugni, Bobby, è ovvio che respira, cazzo. Dai. È ovvio. Anche se Jamal magari... Altro signore che fa? Jamal, cazzo. Sta facendo le foto. Bene, tu sai usare le mani, hai ragione. In realtà l'abbiamo picchiato tutti quanti, non ho fatto nulla, gliene ho dato solo uno. Sì. Ho aperto le danze. Hai aperto parecchio le danze. Niente, niente. Comunque ragazzino, spero per te che sia tutto vero. Lo è ovviamente, avete visto? No signori. Non è soltanto una mia opinione. È comunque, a parte quello che è successo a Jay, è comunque una persona che ha sempre minacciato e sempre lo farà, forse. Magari questo pestaggio gli è servito. Le cose in giro oscene nella borsa. Cioè, l'ho perquisito, ha trovato un sacco di cose. Ok, fatemi sapere, io vado. Va bene. Ciao. Grazie. Bene, penso che sia... No, quello là secondo me è pericoloso. Guardate che fa qualche cazzata quello là. No, ma a me non piace ripestarci con troppa gente. Non riesco a dare cazzotti ben assestati, mi capisci? Sì, poi io l'ho fatto. No, Vini! Come stai? Sai che dobbiamo parlare. Sì, beh, ecco, a posto. Noi già stavamo giusto andando. Stavamo, divertito. Sì, lo capisco. Sì, diciamo che gli ultimi giorni sono stato un po' evanescente, amico. Avevo dei cazzi, degli affari. Non sei l'unico. Dimmi tutto, cosa succede? Già. Senti, ci facciamo un giro, perché anche un po' più là. Che aspetta, l'aria di questo cerchiamo posto, di trovare Bobby, se no lo perdo come ogni volta. Allora perché giù bene, aspetta. Abbiamo la macchina a quattro posti. Io non vengo da nessuna parte, imbecille. Okay, paura? Non ci sono ancora problemi, aspetta che devo aiutare Bobby un attimo. Che cosa vuoi, dai. Non arrivo. Cioè, non ci riesco a neanche io, ho degli attrezzi abbastanza utili. Come mi hai chiamato? Cazzo, un coltello. Continua a toccare. Vediamo gli animi qui, cambiamo gli animi, ragazzi. Anche un cazzo di le armi. Anche un cazzo di costello, dai. Mettilo via, dai. Non fare stupidaggine. Bravissimo. Perfetto. Calmiamoci. Le armi, signori, parliamo e basta, ok? Il problema è risolto, no? Il tuo amico ha imparato la lezione, mi auguro. È lì a terra. Perché avete da discutere? Ui, non è finita qui, eh. Hanno messo false testimonianze su Joseph. Hanno messo false testimonianze, vi siete fatti ingannare tutti voi. Beh, io semplicemente ho dato una mano a un ragazzino, nulla di più.
Ok. Anziché prendertela con noi, dovresti prendere, boh, non lo so, il tuo amico e portarlo in ospedale, che dici? Qui ora lo faccio, non c'è bisogno che nel me lo dici. Nel frattempo che prende acqua, non lo so, si bagna. Dai, prendi questo stronzo e portalo via, dai. Dai, dimmi. No, niente, secondo. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, come stai? Perfetto. Sì, c'è stato questo piccolo problemino con questo stronzo. Nulla di, sì, di grave. Sì. Mi dispiace. Bene, signori. A dopo, ragazzi. A dopo. Che succede? Vito. Ci facciamo questo giro, vi guardo. Sì. Che sono un taxi adesso? Sì. E da quando? Fatti seguire, fatti seguire da me. Andiamo verso casa. Ci sta arrivando una macchina, Iago, poi chiamo ancora attrezzi. Grazie.